tutti, la Ternana perde il primo impegno stagionale, è finita adesso al Paolo Mazza di Ferrari, di Ferrara ha vinto la Cremonese per 3-2, una partita intensa, una partita ricca di emozioni, una partita che per la Ternana, al di là dell'ipotesi percorso Coppa Italia, è servita molto. Dal punto di vista tecnico e tattico, perché si è vista una Ternana onestamente diversa, anche se mantiene qualche difetto, nel senso che è diversa perché è sembrata molto più corta, molto più attenta soprattutto anche alla fase difensiva, però anche oggi ci sono 3 gol presi che sono sullo stesso filone della scorsa stagione, un calcio d'angolo, un gol perché la Ternana è uscita male, cioè ha cercato di liberare l'aria male con dei passaggi un po' al limite invece magari di spazzare la palla e poi ha preso un tacco di Zaciu stratosferico e poi un altro gol anche lì l'hai presa a difesa schierata dove sostanzialmente anche lì perso palla poco prima. Comunque al di là di questi difetti si è vista una nuova Ternana soprattutto in fase offensiva, perché il primo gol delle Fere, quello di Ravaglia, tra parentesi è positivo insomma che ha segnato in Coppa Italia Ravaglia, un attaccante giovane ma sicuramente che può essere utile alle Fere anche per il futuro, e tra parentesi questo gol è stato frutto di un calcio piazzato, quindi si vede il lavoro che si sta svolgendo sui calci piazzati, perché è stato un bello schema con due colpi di testa e quello di Ravaglia vincente. Poi l'altro gol è una bellissima giocata di Palumbo che sfrutta il rimpallo a favore e batte Ratu. Per il resto, ecco, al di là dei soliti errori e dei soliti gol presi allo stesso modo, è sicuramente una Ternana diversa e questa sconfitta non ci deve far assolutamente preoccupare, anzi ci deve, cioè, ci deve dare, diciamo, gli spunti giusti per affrontare quella partita che conta davvero, la prima di campionato ad Ascoli e tutto il resto, quindi tutta la stagione. Stasera ovviamente non si assegnavano i 3 punti, le speranze in Coppa Italia della Ternana sono ed erano relativamente poche, anzi. Io onestamente sono favorevole all'uscita della Ternana in Coppa Italia, ma non perché chissà che cosa, perché poi la prossima partita la dovresti fare a dicembre, quando hai già altre partite, quindi mettendo ancora fatica, creandoti un'infrasettimanale in più, per cui con una prestazione comunque dignitosa come stasera puoi anche uscire e concentrarti esclusivamente solo sul campionato e prenderne gli spunti di vista tattici che la partita ti porta. Per il resto, arrivano notizie dal mercato, nel senso che Gabriele Capanni è rossoverde e l'abbiamo visto anche questa sera in campo, che tra parentesi non ha avuto anche qualche buona giocata per quel poco per quella piccola frazione di tempo che ha giocato. Poi le altre novità sono che il Liberati è oggetto di lavori, nel senso che verrà risollato e si cercherà di renderlo pronto per domenica, mi sembra il 21, per la seconda giornata di campionato con la Regina a Terni, sperando che possa essere un campo presentabile, soprattutto che ci si possa giocare agevolmente. E per il resto questa sera è nata una nuova trasmissione televisiva su Umbria più canale 15 del digitale terrestre, che sarebbe la vecchia Teleterni sostanzialmente, area rossoverde con il conduttore Gianluca Nasi, che si occupa anche questa di Ternana con ospiti anche studio. Per il resto la Ternana ha perso, diciamo, il primo impegno stagionale al Paolo Mazza di Ferrara, ma sicuramente ne ha tratto degli ottimi spunti per la prima partita stagionale invece di campionato domenica ad Ascoli.